Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX e ben ritornati su questo video di Gran Turismo 2, la serie che più spaccherà il culi e che mi farà rinascere dalla grave crisi iscrittevole. Ma che cazzo sto dicendo? Allora, cominciamo con finire la patente internazionale C, se no non potremo accedere alle altre gare. Allora, sterzo in gara 4, midfield, come cazzo si chiama lui? Cominciamo con finire quindi questa patente. Vai, muoviti. Ok. Ok, quest'auto spacca veramente i culi. Me lo sento. No, che cazzo ho fatto? Questa gara la perdo. Infatti, quest'auto mi piaceva quando ero piccolo solo per il colore dorato, così, per il resto fa schifo. Sì, mi è piaciuto, ma è sempre stata sul cazzo alla fine. Per il colore così. Anche se mi ricordo che sul Gran Turismo 4 avevo comprato la versione da corsa, così. Ah, questa gara è il top. Oddio, perché parto così? Mamma mia, che cazzo di ma, questo è un mostro questo. Peccato che l'hanno fatta così bombata. Perché non mettono la mappa sotto, se no non capisco dove vado. Peccato che l'abbiano fatta così bombata. Normalmente non è così, però è bella, questa è veramente da corsa. Quando lo modifichi poi diventa il top. Il top dei top. Allora, ho guadagnato l'argento senza che nemmeno me ne sono accorto. Che però poi dico sempre, lo dico, ma non smetterò mai di dirlo. Sempre che esce euro, però poi esce argento. Allora, qual era quella finale qui? Ok, sulla Corvette. Ah, questa me la ricordo, questa è difficile, cazzo. Quando ero piccolo non riuscivo mai a farla che sbattevo, guardate. Che si sbatte qua, no, oppure perdivo tempo qua. Poi se riesco a farla adesso è un buon segno. Un buon segno che far capire che sono migliorato. Vai. No! Non sbandare troppo. 23, 24. Sì, dai, mi sono preso il bronzo. Dai, non fa niente, dai. Ci può stare. Il bronzo ci può stare. Ah, questa gara però non l'ho mai fatta in questa serie. Ce la facevo tanto tempo fa, ma non l'ho mai fatta in questa serie. L'internazionale C ottenuta. Mamma mia. Esci. Ho un leggerissimo mal di testa. Oioioioi. Allora, dobbiamo finire qua. Dobbiamo finire. Dobbiamo prendere l'auto che spacca i culi. Voglio prendere la Sileigh. Sileigh. Ok, co compra. Gara. Vado a vedere un po' che si può fare. Fa sfida. No, io devo fare la sfida A. Oppure, no, sfida midship si può fare con questa. No, ma non la faccio perché non ne vale la pena con quest'auto, cioè è troppo lenta. Quattro porte, no. Qual era quella sfida che potevo fare, cazzo? No, qua c'è bisogno per forza dell'internazionale A. Si vincono anche macchine. Coppa Muscle Car. Questa posso fare Tight Road. È un po' lentuccia quest'auto in questo caso, però dai, la usiamo la stessa. Qua dovrebbero stare tutte le auto. Quelle scabocchiate. Le auto decapottabili, le chiamo auto scabocchiate, perciò quando le ho scabocchiate capite cosa intendo. Questo modello di auto che ora spaccherò i culi, spero, credo, spero. Non deve fallire, non devo. Mamma mia, la mia Silvia si è evoluta. Si è evoluta la mia Silvia ed è diventata così. Anzi, si è fusa semmai, si è fusa con una Nissan 206X che vincerò più avanti nel gioco. O forse la comprerò giusto per completare il Pokédex. Anzi no, il Gran Turi Dex, il Gran Turismo Dex. Con la macchina blu mi piace, con la macchina blu che sta prima adesso. Stava prima. È la mia, diciamo, io non amo le macchine scapocchiate, però è la mia preferita, è quella. Sì, anche la mia preferita, forse è l'unica che mi piace. È la Mazda MX-5, anche c'ho un po' di simpatia, però per il resto non è che mi piacciono molto. Mamma mia. Roof sarebbe nel laboratorio, no, anzi no, sarebbe una copia spudorata della Porsche, però che non se ne fotte un cazzo, ecco, per lo stesso, anche se la Porsche continua a fare denunce, sotto denunce, poi la vedremo più avanti, forse la comprerò la Roof. E costa 100.000 l'una. No, è solo per dirvi. Mamma mia, 1.02, 1.03, 1.0. Advan, sto leggendo lì i cartelloni. Pensavo di non farcela con questa macchina, sapete? Invece ce la faccio. Ogni volta ho paura di sbattere perché penso, oppure di uscire fuori strada perché ho paura che stanno le patenti. Come le patenti che quando esci fuori strada a pure di 1 mm con la gomma ti dice no, non sai guidare, non sai portare la macchina, fai schifo, eccetera, eccetera.
Andiamo qui. Total, freccia. Ecco, vado a sbattere. Checkpoint. Ed c'è la scritta checkpoint. Gran Turismo 2, Autobox. Ah, c'è gente che mi dice, i soliti haters di merda, non finirò mai di dirlo, mi dicono, vabbè, ma non ti commenta mai nessuno, perché parli a vuoto e continui a fare video? Sì, lo hanno scritto, non vi preoccupate, lo hanno scritto in Google, no, l'hanno scritto su YouTube e io ho eliminato il commento, perché io i commenti negativi li elimino e vi spiegherò anche perché nei video futuri, se me lo ricordate. Allora, non è che non mi commenta mai nessuno. Oddio, non mi commenta mai nessuno, a parte gli haters di merda. Però c'è anche da dire, cioè, la gente che mi commento mi dice, nella scorsa volta vi dissi, potete anche commentarvi in privato, parlarmi in privato, contattarmi in privato, quindi. E così fa la gente, cioè, io vi posso dare pure delle prove della gente che mi contatta, oppure dei messaggi che mi mando con altre persone che dicono, ah, fai bei video, grande, Gran Turismo, queste cose non state qui. Se non ci credete, se non vedete commenti sotto, anche se dico commentate, significa che mi contattano. Questo è per spiegare agli haters di merda. Ecco cos'è. Non è per spiegare a voi stessi che già mi contattate, cioè, no, per dire. Allora, 14.000 più una nuova vettura, nuovo record di denaro. 14.000. Una nuova vettura, è vero, una nuova vettura, andiamo a vedere che cos'è. Che cos'è? Ho garage, la Master Mix CO, questa è bella, no? Questa è bella proprio, raga. Questa spacca i culi, ragazzi. Questa pompa, questa auto pompa. Allora, questa è FR 141 HP. Mugen CRX 155 HP. Pure questa auto pompa. Queste sono le auto tuning che fanno proprio in stile Need for Speed Underground. La mia auto è un po' troppo lenta per fare queste gare, quindi andiamo a fare perché potrei fare la gara monomarca, gli eventi speciali della Honda, evento. Uffa, gara Civi Battle Beat del raduno Type R. No. Possibile che non c'è un raduno per la CRX? E cazzo, cioè, hanno messo un raduno per queste macchine di merda. E non ho messo una raduno per la CRX. No, ma che stronzi, che cazzo me ne devo fare mo di sta macchina? Potrei prendere la MX5, quella che ho vinto adesso, e fare le gare monomarca. Cioè, stanno per quella macchina, per questa qua. Mamma mia, proprio tuning. Aspec Touring Kit Aspec, così si chiama. Ma Mazda, qui. Evento. Dovrebbe stare, no? No, eccola qua. Addirittura si può potenziare da corsa quest'auto. No, giusto per vedere com'è da corsa potenziata. Modifiche delle vetture da corsa. Pezzo non di. Ah no, questo modello qui non si può modificare, quindi. Vediamo, c'è il turbo da inserire. No, questo è motore aspirato, quindi dobbiamo modificare solo la marmitta, giusto per dargli qualche sprint in più per vincere questa gara, riuscendo, sperando di vincerla. Vai, 150 per 2 cavalli, non credo perdo. Veloce. Quindi evento e Master MX5, quindi queste qua dovrò comprare una MX5 già modificata. Cioè, no, già modificata, nel senso una MX5 base, non come questa qua. Questa qua c'è già il kit suo. Invece dovrò prendere quella base e modificarla. Base. Allora, ecco qua. Mamma mia, che mostro. No, ma questa è una. Se noi rifacciamo la gara che abbiamo fatto per vincere questa qua, potremmo vincere un altro modello di questa. Forse il modello vecchio, il modello nuovo, o perfino un'altra auto. Oddio, non funzionavano più le frecce. L'analogico, no, le frecce, perché io non gioco con le frecce. Allora, vedo che sono tutte MX5 modello vecchio. Ah, no, c'è quella blu avanti che è simile a quella. È il mio modello, però è il mio speciale. Il mio è kittato. E quest'auto non è tanto brutta, sinceramente. Ma non mi piace molto delle macchine scapocchiate. Questa stronzata che viene messa sopra, cioè, proprio la scapocchiatura, cioè, che si toglie il tetto, non mi piace, ecco. Infatti, come sta adesso la mia macchina, è bella perché la parte di sopra non si potrà mai togliere.
Mi piace, cioè, mi piace come sta, cioè, è tutto un colore. Invece quella là che sta a fianco a me mi fa schifo al cazzo. Ma questa qua è bella, c'è pure le scritte a spec così. Io mi ricordo stavano anche, quando ero piccolo, stava anche il modello B spec e C spec. Sì, gli spec, mi presenti di prosciutto lo spec, uguale. Ah, questa gara sì, l'ho già detto l'altra volta, me la ricordo che stava, quando ero piccolo, stava sul Gran Turismo 1, mi ricordo. Questo è il ponticello del cazzo. Qua si taglia la strada, perché si è sempre tagliato la strada in questo cazzo di gara. Sì, dovete capire che tutti, perfino gli avversari, i bot, gli NPC, quelli là, tagliano la strada. Perché vedo qualità bassissima, non riesco a vedere gli spalti. Ho caricato male la pista, quanto vedo. Che schifo, no? Ho caricato male la pista. Cioè, non riesco a vedere tutto della pista. Infatti, gli spalti non riesco a vedere. Le montagne si stanno caricando pian piano, pure le case. Che cazzo, sta caricando male il tutto, sta caricando male. Non può perdere tempo così. Frena, cazzo. Ok, vediamo che questa macchina non rilascia nessun rumore. È soft. Nonostante sia tuning proprio. Però che cazzo, non riesce a caricare il paesaggio. Speriamo che stavolta lo carica. Se no è veramente da incazzarsi, perché non deve non caricare. No, infatti il paesaggio non lo carica. Vedete, a fianco a me mancano gli alberi. Infatti lo sta caricando pian piano mentre mi avvicino con la gara. Cioè con la macchina. Invece normalmente lo doveva già caricare. Questa cosa mi infastidisce un bel po'. Se vedete ogni tanto salto le parole perché non sto capendo un cazzo di quel che dico. E anche perché ho una gran sete. Infatti il paesaggio me lo carica pian piano che con la macchina cammina. Oddio, non è che sia una cosa tanto anormale, perché è normale, però vedete, non riesco a vedere gli spalti qua a fianco, le montagne e così via. Infatti questa parte della mappa è stata caricata male. Di fronte a me, dinanzi a me dovrebbero stare degli alberi. Infatti qua si vedono le ombre, guardate, proprio per gli alberi. Invece non si vede, non ci stanno gli alberi. Pure dinanzi a me dovrebbero stare degli spalti. Qua un cartello con la scritta pit, invece non c'è. Non c'è un cazzo. E perché questa gara sono arrivato primo? Perché questa gara sono arrivato primo? Oddio, non sono ancora arrivato primo. Ho parlato troppo presto. Cazzo. No, ho vinto, prenditela in culo. Coglione. Sei un coglione. Mazda Speed MX-5 a spec. Quindi Mazda Speed sarebbe le laboratorie della Mazda. Come Nissan aveva Nismo, Honda c'ha Mugen, Fiat c'ha Viva Abarth, la Mazda ha Mazda Speed. Non lo so se ho vinto un'auto, aspetta, no, non avrei dovuto vincere. No, infatti non l'ho vinta, vaffanculo, sono rimasto di merda. Mi ha ferito nell'orgoglio. Ah, qua siamo arrivati già all'ultima gara da fare. Come passa il tempo. Allora, home. Prendiamo una lupo, una Celerity. Silenti, non lo so dire. Una Mazda Demio. Potrei prenderla, Mugen Accord, questo quant'è? 197. Dovremmo andare a modificare un pochino se voglio partecipare alle gare con trazione anteriore delle vetture. Mugen e Honda. Quindi Honda messa a punto. Vediamo, si può. No, non esiste una modifica da corsa, infatti. Pezzo non disponibile. Quindi quest'auto quando la modifichi rimane di merda così. Però se vado su Racing, 5.000 li spendo per modificare l'auto e potenziarlo un macello. Gare, in pratica così non arriverò mai a fare una vettura vera e propria da corsa. Se devo spendere sempre i soldi. 295. Sì, dai, ce la posso fare, voglia. Allora, inizio gara, ok. Cioè, io ho appena finito la patente internazionale C. Non ho ancora fatto una gara per i patenti internazionale C. Cioè, ma che il colmo. Allora, vedo una Renault Clio. Con quest'auto posso partecipare, tanto. Vedo che è molto lunga quest'auto. C'è un carro funebre. Mo quando passo io tutti quanti si devono grattare. La Renault Clio la vincerò. Pure in questo campionato, se non sbaglio, si vinceva una Renault Clio. Se non sbaglio è questa in questa coppa, no? Questi non sono campionati, sono trofei, sono coppe. Ma speriamo che questa volta la carichi la mappa, ti prego. La devi caricare la mappa. Non mi devi far fare queste figure di merda dinanzi a un video. E mi sono fissato a dire sempre dinanzi, perché mi piace dire dinanzi. Allora, vedo gli sponsor della Golf che spaccano veramente. No! Che cazzo di auto.
E questo gioco è sempre meglio di Gran Turismo 5, non c'è niente da fare. Sempre meglio. Mamma mia. Vedo le casette degli Hawaii. Ah, perché questa sarebbe Tahiti, sarebbe in pratica. Tahiti è un'isola, se non lo sapete. Ora lo sapete. C'è pure una chiesetta, che bello. C'è pure un'altra gara da rally, sempre a Tahiti. Ne stanno, dovrebbero stare due. Tahiti Road. Tahiti Maze. E Tahiti Circuit, una cosa del genere si dovrebbe chiamare. Circuiti da sterrato, poi li facciamo. Li faremo tranquillamente. Quando l'auto sarà ben potenziata per le corse su sterrato. E anche per le corse su strada, perché io facendo le modifiche da corsa alla vettura sarà ben potenziata per sterrato. Ma non c'è bisogno che risparmi, perché io dovrei risparmiare 85.000 per modificarla. Però cioè, bisogna fare per modificare deve essere almeno un certo punto di... Mo vi faccio vedere, mo vi faccio vedere. Vado appositamente oppure andrò nel prossimo video, non lo so. Come volete. Allora, qua dovrei girare, bravo. Oh, wow. Col carro funebre. Col carro funebre. Uffa, che curva. No. Faccio le sgommate. Ok, accelerazione, decelerazione, rilassamento e questi mi superano. Un'altra auto che vorrei comprare, cioè io vorrei fare tante cose in questo gioco. Gioco. Allora, un'altra vettura che vorrei acquistare è la Fiat Punto GT. Sì ragazzi, è vero, voi potete anche ridere perché ma la Fiat Punto è la mia vita, no? Non posso non prenderla. La devo comprare per forza la Fiat Punto. E la comprerò, mi risparmierò 25.000 crediti. Ma questo credo lo farò alla fine della serie. A proposito, non so nemmeno quando finire la serie. Se ci fosse un punto preciso. Vorrei arrivare al campionato mondiale, ma sarebbe un bel po', eh. Sarebbe molto da fare. Dovrei incominciare già da ora a fare quei campionati. Poi vi farò vedere. Sì, nel prossimo video, non lo so. Sì, ho finito la gara. Per tre gare sono arrivato primo, ragazzi. Per tre gare sono arrivato primo. Oddio, questo significa molto. Questo significa che sono migliorato di molto. Cioè ragazzi, questo significa pompa. Vediamo che sono arrivato primo. Ho vinto tre vetture in un solo giorno. In una sola puntata. Hai una nuova vettura. Successivo. Continua. Ora vi farei vedere cosa dobbiamo fare per arrivare a fare il campionato mondiale. Ma ci sarebbe molto da fare. In pratica dovrei battere tutti gli 8 capopalestre e poi arrivare alla Lega. Sì, alla fine una cosa del genere. Prima vediamo che auto ho vinto. Mugen Accord di nuovo. Ah no, questa è la sir. Ah, questa è quella schiacciata. La mia era quella lunga. Lunga. E questa è quella criccata. Non mi serve altamente un cazzo. Però oh, me la tengo, dai. Giusto per completare il Pokédex. Gareggia. Dovrei fare questa qua. La Liga Gran Turismo, infatti. Vedi, la Liga. Dovrei battere prima tutte queste qua. Queste gare qua. Poi dovrei andare avanti qua. Fare queste due. E poi fare il campionato mondiale, Lega Mondiale GT, che sono tutte auto con i controcoglioni. Ed è proprio un campionato. Possono partecipare tutti i veicoli, devo avere almeno l'internazionale A come patente. E dopo aver fatto questo forse potrei finire la serie. Allora, che vi posso dire più? Per questo video è tutto, ricordate di mettere mi piace se il video vi è piaciuto. Stanno anche le Endurace. Queste gare da 5 ore, 300 km, oddio. E vabbè, ciao a tutti ragazzi. Ciao.